Se fossero stati altri tempi, i locali dell'ex Camera del Lavoro sarebbero stati strapieni di persone, ma oggi alla conferenza indetta da Peppe Drago c'erano soltanto gli addetti ai lavori. Tantissime sedie vuote, è vero, era solo una conferenza stampa, ma negli anni passati, dove c'era Peppe Drago, c'era una folla numerosa ad attenderlo. Segno che i tempi sono cambiati e che l'ex parlamentare deve lavorare tanto per riprendere quota dopo l'interdizione dai pubblici uffici per far recuperare immediatamente terreno al PID. Il Partito Italiano dei Popolari è stato ufficializzato a Scicli, un partito che teoricamente nasce grande con l'acquisizione di un presidente del Consiglio, di un consigliere e di un assessore. Ma sentiamo gli auspici di Drago in merito alla costituzione del PID a Scicli. Stamattina annunciamo la costituzione del Partito dei Popolari di Italia Domani anche qui a Scicli, con l'adesione di due consiglieri comunali, il consigliere di Villito e il consigliere calabrese, con l'adesione di un assessore, l'assessore Miceli, che fa parte appunto della Giunta 25, e con una serie di iniziative che porteremo avanti nelle prossime settimane, sulla scia di quello che abbiamo fatto in questi anni, coerenti. Abbiamo contribuito al rilancio della città con la elezione dell'amministrazione di centrodestra, amministrazione 25, lo abbiamo sostenuto in questi anni, continueremo a sostenerli, a supportarli con grande determinazione, perché crediamo che Scicli ha bisogno dell'apporto di tutti, anche nostro. Ma da questo punto di vista vogliamo fare anche un appello alle forze di opposizione che finora magari non hanno sostenuto questa amministrazione, ma credo che il momento politico debba portare tutti ad un maggiore senso di responsabilità. Aiuteremo anche, sosterremo anche il deputato regionale scicritano, Ragusa, l'onorevole Ragusa, che per fare sempre di più e meglio per questa città, senza polemiche ma con grande senso di responsabilità. Ma il fatto che il PID vanti già di un presidente del Consiglio e di un assessore a discapito dell'UDC può dare fastidio ad Orazio Ragusa? Secondo Drago no, perché in questo caso i partiti devono fare un passo indietro e avere più rispetto nei confronti delle istituzioni. A decidere è il sindaco ed è giusto farlo lavorare serenamente. Credo che rafforzi l'amministrazione comunale, anche perché ci troviamo oggi alla costituzione di un partito, i Popolari d'Italia Domani, a cui aderiscono due consiglieri comunali, il consigliere Rivillito e il consigliere Calabrese, aderisce l'assessore Miceli, che hanno fatto parte integrante dell'accordo politico che ha portato 25 a sindaco. Abbiamo contribuito alla sua elezione, lo abbiamo supportato in questi anni, continueremo a farlo. Credo che questo possa solo fare piacere agli altri alleati, perché si rinsalda la maggioranza, si rinsalda la coalizione, si rinsaldano anche le opportunità per far crescere questa città, senza nessuna polemica ma con grande senso di responsabilità. Io credo che ci sia bisogno del contributo di tutti, e per quanto ci riguarda vogliamo anche aiutare il deputato scicilitano, l'onorevole Ragusa, anche se ha fatto scelte diverse, è rimasto nell'UDC, ma per noi questo non è un problema, perché possa essere rafforzato rispetto alla soluzione dei problemi che questa città ha, e quindi aiutarlo anche a livello regionale, per quanto mi riguarda anche a livello nazionale. Cioè, io credo che se guardiamo le cose con lealtà, con umiltà ma anche con responsabilità, credo che la costituzione del PD a Scicli debba essere visto come un fatto che rafforzi, non che crei traumi. Come dicevamo, il PID nasce grande, nessuna sorpresa sui nomi che hanno aderito: l'assessore Miceli, il presidente del Consiglio Rivillito, che appena 7 giorni fa aveva dichiarato di far parte dell'UDC, ma oggi improvvisamente si rivede nel PID. Sì, si è voluto, ma all'atto della verifica, ma è spontaneo, perché all'atto della verifica il Consiglio Comunale, che avevano portato il consigliere di assessore di verificare gli appartamenti, giustamente ancora non c'era il partito.
il consigliere comunale è Salvatore Calabrese. Eletto nella lista UDC, si dichiara indipendente, poi si avvicina a Leontini, ultimamente aderisce al movimento Scicli e Tu e ora eccolo in questa nuova avventura. Orazio Ragusa, leader UDC a Scicli, ora vuole il suo assessore, ma sentiamolo al microfono del TG9. Ma io parto da un presupposto molto semplice. Noi prima di questa campagna elettorale abbiamo sottoscritto degli accordi condivisi. Io sono fermo a quegli accordi. Qualsiasi novità, qualsiasi circostanza nuova che permette al nucleo politico locale di essere in movimento, io faccio riferimento agli accordi già fatti. Per cui... Quindi questo, scusi, significa che voi siete fermi sulle vostre posizioni riguardo l'assessore? Voi volete l'assessore, il vostro assessore? L'assessore non è nostro, è di un partito che ai tempi è stato concluso tramite un accordo fra partiti. Quindi, visto che loro rispettano i partiti, anch'io mi sento di rispettare appieno la volontà dei partiti e che tutto debba ritornare nell'alveo dei partiti che hanno deciso insieme di fare questa campagna elettorale. Si può pensare a un DC all'opposizione? È una cosa che io escludo, perché noi per serietà, per lealtà abbiamo condiviso questa esperienza, l'abbiamo sostenuta, continuiamo a sostenerla, la sosterremo fino in fondo, perché come si fa fra persone serie, quando si inizia un percorso bisogna anche completarlo. Se così non facessimo, la nostra credibilità non sarebbe gradita dai nostri elettori e dai nostri cittadini. Cosa diversa è essere estromessi. Qualora questa amministrazione decidesse di estromettere dall'amministrazione locale il nostro partito, ne prendiamo atto e cerchiamo di fare altre cose. Un'ultima domanda: solo una settimana fa il Presidente del Consiglio Rivillito, ma anche gli altri consiglieri che oggi poi di fatto sono passati al PD, avevano dichiarato fedeltà all'UDC. Come l'ha presa lei questa cosa? No, guardi, è una cosa che mi riguarda parzialmente, perché io sono sempre stato convinto che ognuno di noi che opera in politica deve operare secondo coscienza. Se la loro coscienza li ha portati a fare una scelta diversa, è sicuramente una scelta fatta secondo la loro coscienza e che dovranno certamente pure dare conto e ragione ai cittadini che li hanno votati in un partito e poi se lo ritrovano in un altro partito.